Buongiorno e bentornati sul canale. Anche oggi passeggiatina. Purtroppo la zona rossa ci attanaglia e dobbiamo rimanere a Cantello. Però andiamo a vedere un percorso molto bello, molto carino. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, che va verso Malnati, verso la Svizzera. Partiamo da casa. La prima cosa che troviamo è la chiesa di Livorno, una piccola frazione del paese di Cantello con una bellissima chiesa. Scendendo di fianco al rotore di Livorno si arriva nella Valle dell'Anza, che è quella valle tra Cantello e Malnate in cui si snoda questo bellissimo percorso naturalistico che in sé vi ho già fatto vedere un pezzetto lo scorso anno. Adesso lo prendiamo nell'altro senso, andando verso la Svizzera. La ferrovia della Val Morea. L'hanno aperta nei primi del Novecento, nel 1904. È rimasta attiva fino al 1926, poi è stata chiusa per 2 anni e è stata riaperta nel 1928, è stata in funzione fino al 1977. Poi recentemente, nel 1995, hanno riprovato a rimetterla in uso e infatti così è stato fino al 2007, dove c'erano queste percorrenze su organizzate con questo proprio originale vagone che andava a carbone. Il cammino italiano finisce qui, questo è lo sbarramento dei binari, dall'altra parte c'è la Svizzera. Noi volendo possiamo anche passare da quella rete, ma in questo momento di restrizioni no. Torniamo indietro. Didn't know, I wonder what it meant to be if I let go.
camminata è finita. È stata qui nel paese, al Cantello, doveva essere breve, ma alla fine 3 ore e mezza di camminata ce li siamo fatti. Spero di avervi tenuto compagnia, se è così ricordatevi di mettere mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!